Ciao e bentornati. Con questo video voglio inaugurare un nuovo format. Un nuovo format in cui andrò a dare periodicamente delle risposte alle domande che riceverò qui giù nei commenti. Darò risposte in questo modo alle domande perché ovviamente un conto è andare a rispondere a tutte le domande in maniera scritta che ricevo giù e lo faccio sempre molto volentieri, ma con un video posso dare una risposta più ampia e più importante appunto alle domande che vado a ricevere. Così, da oggi, chi ha dubbi, domande o semplici curiosità sul mondo elicicolo o in generale che vuole chiedere e domandare, lo può fare sì come SM nei commenti, ma riceverà una risposta molto più ampia appunto in questo modo. Quindi partiamo subito rispondendo alle ultime domande che ho ricevuto e che ho tra virgolette messo da parte per dare una risposta oggi, ma prima di iniziare appunto mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella di notifiche e lascia soprattutto un bel like. Io ti ringrazio già da adesso di cuore. La prima domanda a cui voglio rispondere è questa. Ciao, ho apprezzato il tuo sapere sulle lumache, ti chiedo una mano per crescerne una domestica. Se la tengo in casa si può evitare il letargo? Essa vive in una cassetta tipo acquario con una pezza sempre umida sul fondo e una pietra asciutta sul quale può salire, insalata, carote come mi hai insegnato tu. Può stare da sola o è meglio in compagnia? Grazie intanto a chi ovviamente mi lascia le domande qui giù. All'interno delle abitazioni solitamente abbiamo un'area non troppo umida, anzi più tendente al secco, per cui se vogliamo allevare chioccioli in casa in una teca si può fare benissimo, l'importante è dargli quanta più umidità quotidiana possibile. Basta mettere uno strato di terriccio sul fondo, che però periodicamente deve essere dal mio punto di vista cambiato, perché ovviamente con il passare del tempo si riempirà soprattutto e purtroppo di feci dell'animale, per cui va pulito. L'importante è dare alla chiocciola magari un piccolo riparo come un pezzetto di legno o una roccia, ma l'importante, la cosa principale è appunto dargli umidità magari con uno spruzzino e abbondante cibo fresco tutti i giorni. Quando vediamo che magari il cibo che mettiamo, scarti soprattutto di cucina, vanno a male, togliamoli e rimpiazziamoli con cibi freschi. Non è obbligatorio ovviamente inserire più chiocciole, ne possiamo mettere una sola, non soffrono la solitudine, ovviamente non si riprodurranno, però ovviamente ne possiamo allevare una, due, tre, quattro, cinque, quella che vogliamo, ovviamente con le dovute precauzioni. Altra domanda. Un signore mi chiede, ma marcare i riproduttori magari con un pennarello indelebile non farebbe risparmiare il coltivatore nel momento della raccolta? Questa domanda mi è stata posta anche altre volte, anche qui quando viene qualcuno in allevamento. Ovviamente è un qualcosa di, dal mio punto di vista, quasi fantascientifico di realizzare, perché pensate se dovessi andare a prendere ogni singolo riproduttore, marchiarlo con un pennarello per sapere poi ovviamente qual è il riproduttore da andare a allevare a fine stagione. Ovviamente a fine stagione leveremo tutti gli adulti che ci capiteranno in mano, per cui non si ha bisogno di marcarli, sarebbe una cosa anche tra virgolette un po' troppo folle per di tempo, per cui in allevamento quando vengono ritirati gli adulti, vengono ritirati tutti quegli adulti appunto che sono pronti, che hanno un buon bordo, che hanno il guscio rigido e non in muta, per cui non serve segnarli con un pennarello, li si riconosce facilmente sulla mano, ecco. Complimenti per i video, ti volevo fare una domanda, ma tu vendi le chiocciole da riproduzione? Lo scopo di un allevamento elicicolo è sì produrre chiocciole da gastronomia o quant'altro, ma anche chiocciole ovviamente adatte alla riproduzione. Quando facciamo partire un ciclo riproduttivo e abbiamo una produzione che nel mio allevamento è pronta l'anno successivo alla nascita, quella produzione che abbiamo può essere benissimo utilizzata, se gli adulti sono ben formati, anche come riproduttori, per cui possiamo anche evitare di fare differenze tra la chiocciola destinata all'alimentazione e quella destinata alla riproduzione. Se sono adulti ben formati possiamo utilizzarli per tutte e due gli scopi. Domanda interessante. Simone, scusa una domanda. È vero che da circa 5 kg di riproduttori si può produrre un litro di bava? Se il valore è una bufola, evitando la fonte, più o meno quanti chili di lumache fanno produrre un litro di bava? Grazie mille per la risposta. La domanda che mi è posta nei numeri esatta. Per produrre un litro di bava occorrono circa 5 kg di riproduttori, che numericamente parlando sono più o meno
450-500 adulti scarsi, per cui la cosa è reale, questi numeri sono veri. Se vi dovete basare su queste quantità, posso dire che basatevi appunto su questi numeri, quindi 5 kg di chiocciole per fare circa un litro di bava. Poi è chiaro che da 5 kg possiamo ricavare anche mezzo litro di bava, magari andando a stressare il meno possibile l'animale. Quindi se ci dedichiamo anche, ci vogliamo dedicare anche all'estrazione della bava per qualsiasi scopo essa sia pensata, mi raccomando, facciamolo anche nell'ottica di stressare poco l'animale, quindi avere a disposizione solo il quantitativo strettamente necessario che ci occorre e fermarci lì, non andare ad abusare appunto dell'animale, magari stressarlo troppo, per cui magari da 5 kg invece di un litro ricaviamone mezzo, se questo ovviamente come quantitativo ci può bastare ai nostri scopi. Ciao Simone, per avere un'idea orientativa, più o meno quanto viene a costare un box delle tue dimensioni considerando archi, reti e tubi acqua? Per un box delle nostre dimensioni, quindi da 3 metri per 50, quindi 150 metri quadrati, comprensivi di reti antifuga perimetrale, paletti in legno, circa 22 paletti, archi portarete, che sono 11 archi portarete, e l'impianto idrico, siamo all'incirca, conti fatti, più o meno su un 600 euro a box. Prezzo più, prezzo meno, purtroppo è sempre molto difficile andare a fare un conto preciso, perché molto spesso questo tipo di materiale, sia ferro che legno, tende ad alzarsi, ad abbassarsi anche in maniera molto rapida durante il tempo, quindi non possiamo avere un conto preciso. Io ti sto riferendo più o meno una cifra abbastanza realistica per la realizzazione appunto di un singolo box. Poi quello che dico sempre, mi raccomando, non pensate sempre ad andare ad acquistare il materiale migliore in assoluto, l'importante è che il box sia funzionale all'allevamento. Un consiglio appunto pratico è quello di recarvi anche nei negozietti più piccoli di ferramenta, dove spesso magari si trovano materiali che sono lì in giacenza da tempo perché nessuno li compra e ve li possono dare a prezzi più bassi, magari di rivenditori più importanti. Questo è un piccolo suggerimento che vi posso dare, perché a me è capitato in passato proprio così. Per cui, andando a riepilogare questa risposta, appunto sui 500-600 euro oggi credo che sia il prezzo giusto per la realizzazione di un singolo box. Ciao Simone, volevo sapere, quando ho raccolto e non ancora il cliente, dove conservo le chiocciole? E quando sono nella cella frigo, quanto tempo possono stare lì dentro? Questa è una bella domanda. La cella frigo serve proprio per avere a disposizione un luogo ideale al massimo per avere da parte stoccate le chiocciole, perché ovviamente se noi recuperiamo le chiocciole pronte e mature per essere appunto prelevate dall'allevamento, le recupereremo dal terreno in un tempo prolungato, non in un giorno solo faremo tutto e nello stesso giorno dopo averle spurgate appunto andremo a vendere il prodotto tutto quanto immediatamente. Dovremo avere un luogo dove poterle stoccare in un tempo in cui appunto vengono poi vendute, ci possono volere anche qualche mese. Nella cella frigo, se le chiocciole però hanno subito un processo di spurgatura perfetto e idoneo, ovvero che hanno fatto soprattutto l'opercolo, sinonimo di una avvenuta spurgatura ideale in condizioni climatiche ottime, quindi molto caldo, allora le chiocciole lì dentro in cella frigo possono stare anche diversi mesi stoccate, 6, 7, 8 mesi, e avere appunto la disponibilità di prelevare quando richiesto la porzione di chiocciole di cui abbiamo bisogno e ovviamente darle via. Quindi mi raccomando, se dovete procedere con un allevamento, la cella frigo è un qualcosa di assolutamente fondamentale. Spero di aver risposto adeguatamente alla tua domanda. Lorenzo, che saluto, mi chiede: ciao Simone, non hai contato la spesa maggiore, a mio avviso, il costo del lavoratore. In uno degli ultimi video ho parlato di spese annue che ovviamente vado ad affrontare nel mio allevamento elicicolo appunto, e ovviamente non ho contato la spesa maggiore, come dice Lorenzo, quella del lavoro del lavoratore. Ovviamente io non la conto come spese, perché sono tra virgolette io da solo a lavorare nel mio allevamento. Come avete visto in qualche video, mi dà una mano all'occorrenza il mio papà.
ma poi fondamentalmente sono l'unico che ci lavora, per cui non la vedo come una spesa, ma come tra virgolette poi quello che io vado a guadagnare dall'allevamento, per cui non la posso mettere tra virgolette come spesa maggiore tra le spese che devo affrontare, e quindi anche in questo caso sì, di volta in volta devo vedere quanto io mi costo, sì, però non la conto tra le spese, perché ovviamente fa parte di quello che rimane poi come mio guadagno tra virgolette personale, o come guadagno appunto dell'azienda. Spero di essere stato chiaro. Domanda che mi viene posta spesso: ciao, esistono delle reti di contenimento poste sui recinti che diffondono una scossa percepibile per la lumaca e non le fa fuoriuscire dai recinti, cosa ne pensi? Esistono questa tipologia di reti antifuga, dove al termine ultimo della balza c'è una piccola striscia di conduzione elettrica che poi attaccata e collegata ad un generatore elettrico fa passare un leggero voltaggio sulla, appunto su questa banda, e quando la chiocciola vi si avvicina prende una leggera scossa e torna indietro e non la oltrepassa. Ci sono due motivi fondamentali per cui io non le vedo di buon occhio, non le utilizzo e non le voglio utilizzare. Il primo ovviamente è un motivo più di carattere etico, che all'animale meno tra virgolette problematiche anche dal punto di vista di sofferenze possiamo dare, meglio è. In questo caso non mi va proprio di dare una scossa elettrica alle chiocciole, è qualcosa che proprio non condivido, e sono animali poi così piccoli e sensibili, andarli tra virgolette a fargli prendere una scossa periodicamente quando arrivano in quella posizione della balza proprio non mi va giù. E poi perché, e questo l'ho potuto anche leggere da vari forum in giro, molto spesso succede che chi utilizza questo tipo di espediente lo fa per avere meno rogne possibili in allevamento, meno lavoro possibile, cioè quello di stare dietro ovviamente all'animale. Molto spesso capita che questi stratagemmi tra virgolette vengono adoperati appunto per stare il meno possibile in allevamento, quindi l'operatore si va a basare sul funzionamento totale di questo sistema senza recarsi magari giorni in allevamento, perché sa che le chiocciole non fuoriescono e non deve andare lì ogni santo giorno a prenderle magari e reintrodurle nei box. Capita però che queste bande vadano facilmente in corto circuito, perché capiamo bene, l'allevamento è anche un ambiente molto umido dove facilmente può succedere che queste bande non vadano poi a funzionare. Quindi magari ci si basa su il funzionamento di queste bande per non recarsi in allevamento, quando poi invece si va in allevamento riceve una brutta sorpresa, perché ritroveremo magari le chiocciole completamente tutte in giro fuoriuscite dai box, appunto perché questa rete elettrificata ha smesso di funzionare. Quindi dal mio punto di vista è anche, come possiamo dire, uno stratagemma per farsi di lavorare il meno possibile in allevamento. Io invece vedo la cosa all'estremo opposto, cioè più ho la possibilità di stare in allevamento anche tra virgolette obbligatoriamente, perché so che devo andarci per anche riprendere le fuggitive in allevamento, però questo mi dà modo di capire tante dinamiche che magari non stando tutto quel tempo in allevamento avrei potuto capire, per cui non vedo di buon occhio questa tipologia di reti elettrificate. Spero di aver risposto adeguatamente alla tua domanda. Ciao Simone, volevo domandarti due cose sul cibo. Perché all'interno dei box pianti solamente bietola? E poi, quando devi dare cibo aggiuntivo che internamente è finito, come ti regoli con le quantità a prescindere che siano carote, zucchine, eccetera? Allora, all'interno dei box io semino, e già l'ho detto in altri video, magari andateveli a vedere, semino esclusivamente bietola per alcuni motivi. Il primo è che è l'ortaggio che dà alla chiocciola il maggior rapporto in termini nutritivi e dà alla chiocciola il maggior rapporto in termini anche di riparo. Le foglie grosse e coriacee della bietola creano anche un'ottima ombra al terreno, che rimane più umido durante la giornata e le chiocciole
possono trovare un buon riparo all'ombra sotto le foglie della bietola. La bietola da questo punto di vista è veramente eccezionale. Dopodiché la bietola è un ortaggio biennale, per cui se lo piantiamo quest'anno, l'anno prossimo tenderà a riuscire fuori in gran parte. Questo riuscire fuori l'anno successivo fa sì che le chiocciole, le chioccioline nate l'anno precedente, riuscendo a primavera successiva dal letargo, vadano a trovare già sul terreno un quantitativo di bietola riuscito fuori dall'anno precedente, e queste comincerà a sfamarle per la stagione in corso. Spero che sia stato chiaro perché semino bietola anche per questa questione temporale di sfamare le chiocciole dopo la riuscita del letargo. Ci sono comunque dei video appositi per quanto riguarda il metodo di allevamento. Dopodiché nel periodo estivo, ovviamente soprattutto a fine luglio ed agosto, la bietola nei box viene a mancare proprio per una questione propria di vegetazione, tende a seccarsi, rimane solo lo stelo e per le chiocciole comincia a venire meno questo apporto nutritivo. Devo quindi andare ad inserire dall'esterno grossi quantitativi di ortaggi freschi, come avete visto in altri video, soprattutto carote, zucchine, cocomeri, meloni, quello che volete, in un determinato quantitativo. Il quantitativo ovviamente lo vedo ad occhio, cioè se inserisco questa settimana ad esempio per 5 box 300 kg di carote, dovrò andare a vedere giorno per giorno il loro consumo. Se le chiocciole avranno consumato in un arco adeguato tutte le carote o le zucchine, quello che volete, io andrò ad inserire nuovamente un ortaggio dall'esterno. Se invece vedo che sul campo faticano in quel momento a mangiare perché magari è troppo caldo e le chiocciole sono più ferme e quindi il cibo sosta più tempo sul terreno, ne metto di meno. Quindi praticamente fino a consumo, una volta che hanno consumato più o meno tutto, vado ad inserire. Bisogna guardare più con la vista che con l'esperienza, ecco, diciamo così. Comunque una cosa che poi sul campo si capisce molto bene. Adesso una domanda più di carattere biologico. Posso una domanda? Tutte le lumache fanno le uova o l'individuo ermafrodita insufficiente non le fa? Puntini puntini. Tutte le chiocciole ovviamente fanno le uova, essendo ermafrodite hanno anche all'interno ovviamente l'apparato riproduttivo femminile e per questo generano, tra virgolette, le uova che sono poi ovviamente al loro interno e devono essere poi successivamente deposte. Le chiocciole però, essendo animali molto particolari, succede che spesso in natura ovviamente le chiocciole si incontrino molto di rado, perché ovviamente c'è bisogno che le condizioni atmosferiche vadano a loro favore. Molto spesso non succede per un arco prolungato di tempo, dopodiché magari quando piove durante il periodo estivo due chioccioline devono addirittura incontrarsi in natura e questo magari non è così semplice come si pensi. Una volta che si incontrano ovviamente si accoppiano, ma precedentemente tutti gli individui molto spesso hanno già al loro interno delle uova pronte e queste uova possono essere all'interno della chiocciola pronte già da 1, 2, addirittura 3 anni prima. Quindi la chiocciola cosa fa tendenzialmente? Prepara al proprio interno, tra virgolette, delle uova, diciamo così, pronte per essere fecondate, ma magari la fecondazione può avvenire a distanza di anni, proprio perché le chiocciole magari in natura si incontrano molto di rado. Quindi, per riepilogare il tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro, le chiocciole comunque tutte quante gli individui portano con loro all'interno delle uova, tra virgolette, pronte per essere fecondate, anche se poi magari non si incontrano mai e queste uova non saranno mai fecondate e mai fecondate nemmeno da loro, perché ovviamente sono ermafroditi insufficienti. Domanda curiosa, posso chiederti perché fai lo sfalcio all'interno dei box? Potrebbero mangiare le chiocciole senza che tagli tu le erbe? Assolutamente sì, le chiocciole mangiano tutta la vegetazione, ma non ce la fanno a stare al passo della crescita della bietola in questo caso. Quindi anche se ne mangiano assai, e a primavera magari dopo che abbiamo messo i riproduttori sono molto voraci questi ultimi, la bietola comunque tende a crescere e raggiunge delle altezze abbastanza considerevoli, anche 50, 60, 70 cm se non la tagliamo. Siamo costretti quindi a tagliarla perché ovviamente una bietola troppo alta
può far mancare al terreno ossigeno. Si viene a creare uno stato di anossia al terreno perché l'ossigeno passa sempre di meno se la vegetazione è troppo alta e le chiocciole a terra cominciano a soffrire appunto per una mancanza di ossigeno, per cui la vegetazione va tenuta sempre ad un'altezza di 30-40 cm. Proprio per questo motivo, una volta che viene tagliata, la vegetazione ricade tranquillamente su quella presente e rimane lì senza problemi. Molte chiocciole se ne nutriranno, molte invece della vegetazione tagliata starà lì a seccare, ma non succede assolutamente nulla. Questo è il motivo, proprio per far sì che non vi sia una mancanza di ossigeno al terreno. Ciao, ho visto che sui box da riproduzione ci metti ogni stagione la breccia. Potrei sapere il costo da aggiungere alle spese? Allora, l'immissione di breccia, in questo caso carbonatica, all'interno dei box non la faccio ogni stagione, va fatta, ad esempio nel mio caso l'ho fatta una tantum, quindi una volta è più che sufficiente, e l'ho aggiunta perché il mio terreno era carente di roccia carbonatica, quindi di carbonato di calcio da far assumere alle chiocciole. Se nel terreno è presente non c'è assolutamente bisogno di andare ad aggiungere nulla. La breccia carbonatica, in questo caso semplice breccia che si può acquistare per l'edilizia, per realizzare, non lo so, il cemento armato, ecco, a costi molto bassi. Adesso non so di precisi costi perché io fortunatamente ho potuto procurarmela in maniera tra virgolette gratuita e ringrazio che mi ha permesso questo, ma il costo è abbastanza irrisorio, parliamo forse di 10 euro al metro cubo e non ce n'è bisogno di un quantitativo così esorbitante. Per cui la questione della breccia è abbastanza relativa. Se è presente sul terreno va aggiunta, se non è presente va aggiunta magari una volta una tantum, quindi una volta sola, e non è un costo, vi posso assicurare, così eccessivo, ma fa molta 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 differenza. Ciao Simone, scusa la domanda, i riproduttori che hanno lasciato spazio ai piccoli e che potrebbero essere venduti possono essere anche immessi in nuovi box? Rendono come il primo anno? E un'ultima domanda, quando vive una lumaca? Allora, parto dalla fine, ti ringrazio per la domanda. Una lumaca in natura può vivere anche più di 6 anni, è stato visto scientificamente. Ovviamente in allevamento non arriva a questi numeri di età, diciamo così. Dopodiché i riproduttori vanno levati, ovviamente prelevati dopo che è finito il ciclo riproduttivo, perché va dato spazio ai giovani nati, quindi dobbiamo dare spazio loro levando appunto i riproduttori che hanno svolto a fine stagione tutto il loro ciclo di riproduzione. Questi riproduttori però non possono essere messi in altri box a meno che non si abbiano per determinati motivi, come nel mio caso motivi ad esempio di meteo. Io non posso a fine agosto, settembre andare a ripreparare dei box e rifar ripartire un ciclo riproduttivo mettendo quei riproduttori lì dentro. Uno, perché hanno dato anche i riproduttori già tutto nella prima fase riproduttiva estiva, ma secondo perché appunto non posso io nel periodo invernale allevare chiocciole, quindi seminare dei box e inserire i riproduttori, perché in quel periodo le chiocciole vanno in letargo. Quindi i riproduttori vanno tolti e dal mio punto di vista possono essere tranquillamente venduti. I riproduttori dell'anno successivo saranno nuovi riproduttori derivati appunto dalla produzione, ad esempio di quest'anno per l'anno prossimo. Quindi l'anno prossimo, quando i giovanotti usciranno dal letargo e diventeranno adulti, una quota parte di questi farà da riproduzione per ricominciare un ciclo. I riproduttori che leviamo potrebbero essere usati benissimo e tranquillamente anche l'anno successivo come riproduttori, non ci sarebbe alcun problema, e che tenerli da parte per la stagione successiva dal mio punto di vista conviene poco, quindi andarli magari a mettere sul mercato e utilizzare riproduttori nuovi l'anno successivo. Ultima domanda, ma gli esemplari di chiocciole che trovi in natura potresti inserirli nel tuo allevamento e allevarli come riproduttori? Sì, che si potrebbe, ovviamente sono chiocciole anche loro. Se trovo una Helix aspersa Müller al di fuori dell'allevamento, la potrei tranquillamente inserire all'interno. È una pratica che però non va fatta perché, tra virgolette, all'interno dell'allevamento, col passare del tempo, si crea una selezione di chiocciole abituate a quel posto, e vi posso assicurare che anche spostandosi di 100 metri dall'allevamento si ha un habitat completamente differente a cui le chiocciole di quel posto sono completamente abituate, al contrario di quello che succederebbe in allevamento. Per cui le chiocciole nate e riutilizzate poi come riproduttori, ad esempio provenienti sempre da quel
allevamento, quindi da quel luogo specifico, composto di un terreno specifico, eccetera, eccetera, sono prettamente adattate per essere allevate in quel luogo. Chiocciole che vengono da un'altra parte assolutamente non lo sono, per cui le chiocciole in natura non vanno comunque prese ed inserite nell'allevamento, che poi non sappiamo mai cosa possono portare dietro, cosa hanno mangiato e che luoghi hanno frequentato, per cui è molto meglio non andare a contaminare ovviamente le chiocciole dell'allevamento con chiocciole che vengono dall'esterno. Spero di essere stato chiaro. Questa era l'ultima domanda, io spero che il video vi sia piaciuto. Se avete appunto dubbi, domande, curiosità, scrivetele nei commenti, io le raccolgo e ne darò risposta in un prossimo video. Ciao!